A voi piace seguire le nazionali? No. Sì. Non tanto. Sì. Però allora, per chi... mestiere lo devo fare. No, nel senso, perché vabbè, alla fine qualificazioni europee pure, cioè, no? Però si è perso un po' lo spirito. Vabbè, sono otto anni grandi per i mondiali. Vabbè, però. Storicamente tutti seguono quando sono i mondiali. Sono anche otto anni che non nei mondiali, eh. Ecco, no, qui volevo arrivare, nel senso, voi notate questa cosa, che si è un po' perso il fascino della nazionale? A me fa così. Cioè, ma io c'è anche un motivo. Cioè? Franci, dici il motivo. Apriamo le danze. Allora, io credo che Stefano lo possa capire meglio degli altri, se non altro perché rispetto a voi ha vissuto anche quel periodo storico lì. Ahimè, purtroppo sono un po' più vecchiotto. E prima c'era più trasporto emotivo perché comunque adesso si dà più peso alle squadre di club, il calcio è più globalizzato, mentre invece prima la nazionale era un qualcosa di eccezionale che movimentava un po' tutti quanti, ma non solo nella fase finale dei mondiali e degli europei, ma anche nella fase delle qualificazioni. Io mi ricordo, ad esempio, delle qualificazioni agli europei del 96, sì, anche partite con l'Estonia, con la Lituania, con la Croazia, erano viste come un evento, anche perché poi non c'era tutto questo calcio in televisione. Sì, ma che è cambiato, Franci? Perché a me, per esempio, parlo personalmente. No, ti spiego, non Manu. Adesso siamo invasi da tanto calcio in televisione. Sì, quando ero piccolo io, anche una partita ridicola della nazionale era vista come un evento. Adesso ce n'è troppo. Infatti, non a caso nazionali come Argentina, Brasile sono non ancora. Non hai nessuno con cui identificarti, cioè siamo passati da Meazza. Io non sono tifoso della nazionale per mie motivi, perché non mi sento molto patriota. Cioè, tu non la tifi proprio l'Italia, Stefano? Ma posso chiederti perché, Stefano? L'aveva già spiegato un giorno. Però non ci si identifica neanche più con nessuno, cioè si è passati da Meazza a Rivera, a Riva, poi Baggio, poi adesso non è che c'è tanto nessuno con cui identificarsi, ma è anche un problema di identificazione. Secondo me tifare un paese, una nazione, ci tifi e lo senti se sei patriottico. Io semplicemente non lo sento, ma non però sono per l'unico. Esempio anche i brasiliani, però agli europei mondiali è sempre stato così, cioè la gente, la maggior parte, guarda la nazionale agli europei mondiali, eh. Sì, più sì. O meno. Ma scusami, ma tu perché non tifi? Perché c'hai questa cosa? C'è il banner, ragazzi, di NordVPN che è in primo piano, se lo volete cliccare. Tutti sapete che cos'è una VPN. Con noi avete innanzitutto uno sconto, e poi Manfred, se vuoi continuare tu. Sconto clamoroso e 4 mesi extra, quindi me la faccio anch'io e addirittura senza rischi, perché 30 giorni puoi fare soddisfatti o rimborsati. Cioè c'è tipo il mese di prova, ragazzi, per capirci. Esatto. Quindi potete anche provarla, vedete se vi trovate il nuso che ne fate, se la utilizzate. Cioè, se avete intenzione di provarla, che non l'avete mai fatto, mi raccomando, utilizzate il nostro codice che trovate qua sotto, che sostenete il canale e voi non pagate, cioè avete uno sconto. Tutte le app sono in italiano. È sicura, se no non siamo su Instagram, qua si fanno solo promozioni sicure, non vi preoccupate, ragazzi. No, ma me la faccio anch'io. Ma penso che tutti lo conoscete, no. NordVPN. Però magari non l'avete provato, se dovete farlo utilizzate il link. Che mi pare me l'avevi spiegato un'altra volta. No, ma non è una cosa fatta apposta, semplicemente io non ti viene. Non mi piace il tanto autoreferenzialismo che ha questo paese, la nostra nazionale, i nostri azzurri, noi siamo il meglio, voi siete tutti dei cani, che non è così, perché magari è il contrario, perché non si racconta un calcio italiano diverso da quello che è pieno di problemi, e poi no, ma è una cosa mia, perché non sono patriottico io, non... Cosa, io Gabriele? Credo che il cuore, cioè ma Gabriele la che lo vedo culturale. Gabriele è d'accordo, no, con te, piccoli Stefano Cresco. La casa sta dove hai il cuore, cioè i miei luoghi del cuore. Non è che perché sono nato in Italia devo dire per forza che l'Italia è il paese più bello del mondo. Cioè io mi piace, insomma, una mentalità un pochino più aperta, meno. Mamma mia, invece ma sono proprio quelli. È un discorso italiani, molto mio. Posso però aggiungere una cosa? Questa sera, sì, però da tutti. Gabri, da Salvo. Questa sera però tutti tifiamo o abbiamo tifato sicuramente la Costa Rica, perché ha dato 3 pere all'Arabia Saudita di Roberto Mancini. Grande. Ma ragazzi, no, cioè clamoroso, no? Oggi Morata ha fatto tripletta. No, ma a parte Morata, ma incredibile, cioè, okay. Hanno perso 3 pere così, godiamo tutti insieme.
Siamo? Vabbè, siamo dire. Questa cattiveria contro la rabbia, ma che c'è? Ma perché? Poi perché? Parliamo di rabbia. Perché Rodi? No, dato che no io ma sto scherzando. Non, non la odio, ci mancherebbe. Mi faceva ridere che comunque Mancini se n'è andato così per i soldi, eccetera, tutto. Poi è andato effettivamente... Allora, no, scusate. Ad allenare il nulla. Cioè, soltanto io sostengo che Morata non sia niente di che. A me è un giocatore che non è mai piaciuto. Morata è un giocatore che segna nelle grandi partite, nei grandi palcoscenici, se ci fate caso. Nelle partite normali, no. È sempre stato un giocatore da filani. Allegri lo ha sempre detto. Ha segnato in finale di Coppa Campioni, ha segnato in finale di delle coppe. Però nelle partite non ha avuto continuità nelle partite normali. Morata è molto... dipende, perché lui è anche tanto emotivo, cioè se la partita la sente tanto, secondo me tende un po' anche a oscurare. Non lo so il perché, però io parlo proprio che è un giocatore, cioè non è come magari Shevchenko o Drogba che segnano i gol pesanti quando cioè anche Morata è così. Ma Shevchenko e Drogba segnavano pure nelle partite. C'è poco freddo. Sì, esatto. Non lo so, ragazzi, a me quando è stato accostato al Milan io non ero tutta questa felicità. Salvo, tu l'avresti voluto al Milan? Ad oggi ti dico magari, non sei arrivato Morata. Però ti dico la verità, in realtà non so, questa sarà per come è arrivato, ma Jovic mi stuzzica, cioè per come può diventare, no? È arrivato in sordina mentre pensavamo a Roma-Milan. E magari proprio quell'acquisto che così dal nulla inizia a diventa il tuo attaccante. Sì, tra l'altro arriva in prestito sulla carta zero, cioè è una di quelle trattative che potrebbe risultare. Ma chi è lui, scusa? Ma perché c'hai sta cosa? Ma proprio così? Ma non lo so, mi è venuto adesso sul bot, stavo guardando e le ultime notizie sono che l'Arabia ha perso 3-1 con la Costa Rica, tutto qua, stavo facendo informazioni. No, ma secondo me è una follia dare 30 milioni l'anno a Mancini, ma io non vorrei scadere nella retorica, ragazzi, però... È bello perché ognuno ha argomenti a piacere, giuro che adesso... Manu, tu... Ok, vai Franci... Manu, tu dici che vuoi parlare come a scuola, tema a piacere. Argomento a piacere, vabbè. No, facciamo un po' di ordine. Facciamo un po' di ordine, allora. Il filo lo ritroviamo. Il filo lo ritroviamo così. Qual è la maglia con più valore che avete dopo che vedo quella di Baresi 6 dietro a Stefano? Autografata, tra l'altro. Autografata. Facciamo un giro. Vai, Salvo, qual è la tua al volo? Ma giusto per... No, io ce le ho tutte le collezioni, però firmate no, ho un libro firmato da Ibra, ma forse è quello che è più, però di maglie firmate non ne ho. Kinderino, ma quella vale quanto Giulia, può valere? Se è la tua maglia più questa Kinderino, perché quando diventerà un giocatore fortissimo, io dirò l'avevo detto, ci avevo creduto solo io. Sì, ma Kinderino lo scotti anche tu. Il cioè, povero Kinderino. No, quello vabbè, perché l'hanno regalato. Quindi Salvo, cos'è che hai autografato di Ibra? Che mi ho il libro, autografato di Ibra, cioè me l'ha autografato lui di persona. Penso che... Bello. Gabriele non voleva parlare della maglia. Oppure ho la maglia di Antonelli, usata da quando giocava al Parma in Serie B, non so quanto sia. Wow. Ex Milan Antonelli, numero uno. Il figlio di Dustin Antonelli. Tu Francesco... Non aveva già i capelli. Che ha giocato anche alla Roma. E qui io e Vitale, partiamo fino a mezzanotte un quarto. La mole antonelliana. Con l'attore, per questo era soprannominato così il padre di Antonelli. Esatto. Dai, tu Giromaglie direi basta. Allora, Emma, ce la facciamo? Vai, riporta all'ordine. Riporto all'ordine, vediamo un attimo il gruppo dell'Italia, perché che a Stefano Nazionale non importa, mi pare di aver capito, neanche a Gabriele. Ma scusa, no, Gabriele, tu perché non tifi proprio Italia? Fammi capire. Allora, ecco, volevo ritornare a questo argomento. Vai, all'argomento. Bellissima domanda. Dietro all'Italia, io che comunque sono tutti i giorni sui social, leggo commenti sotto pagine italiane e tutto, dietro la nazionale italiana non c'è più passione, non c'è la passione di andare a seguire anche un'amichevole o una partita, ecco, come quella di domani, al contrario di quello che succede in Inghilterra, perché in Inghilterra è una cultura culturale.
è una religione. Dove avete mai visto tifosi che partono da Milano, da Roma o da Napoli per viaggiare e seguire la propria nazionale? Io sono andato a Napoli per vedere Italia-Inghilterra, il settore ospiti dell'Inghilterra era completamente pieno, nonostante fosse un giorno infrasettimanale. Ma nonostante questo, la passione verso l'Italia, la nazionale, ovviamente, secondo me non c'è in Italia, è finita, a parte magari per quelle generazioni, ovviamente un po' più avanzate, che seguono l'Italia da tantissimo tempo, da quando vinceva molto mondiali, europei, ovviamente l'ho vinto anche poco tempo fa. Al contrario in Inghilterra, ovviamente la mia passione per il calcio inglese non è che dall'oggi al domani ho deciso ok, basta Inghilterra, basta Italia, tifo Inghilterra. È stato uno sviluppo che mi ha portato a una passione incredibile per il calcio inglese e poi anche per la nazionale, perché Premier League e Inghilterra si collegano al calcio inglese e lì praticamente non è un tifo, è una religione. La partita non inizia quando l'arbitro fischia, ma inizia ancora prima nei pub. Però, è qualcosa però, di però, allo però qua 45.000 spettatori c'erano per Italia e Inghilterra. Sì, no, no, era, e a Napoli era quasi tutto pieno. Però sì, aspetta Gabri un secondo, aspetta Gabri un secondo. Io lo so perché tu stai perché voglio sapere l'opinione di quest'uomo meraviglioso. Forse il più elegante di serata, sì, assolutamente. Buonasera, signor Spadoni. Grande. Buonasera a tutti. Ragazzi, che uomo. Guardatelo lì. Spadoni, Spadoni, lei tifa Italia? Le interessa la nazionale? Sì, oppure... sì, sì, sì. Ah, ce n'è uno a cui importa l'Italia. Ti butto un occhio, Mele. Che strano. No, no, a me piace l'Italia, io sono, sono, aspetta, aspetta, c'è un ritorno, aspetta, eccomi. Allora, no, no, io tifo Italia, mi piace, non sono un tifoso, non è che mi spacco, mi strappo i capelli, ma quello per il calcio in generale, io me li strappo solo per Kvaratskhelia, poi il resto... Ma io comunque non vorrei che fosse, per tornare un po' al discorso che ha fatto Gabriele, io non vorrei che fosse un po' una moda adesso quella della Premier, dell'Inghilterra, cioè fa figo no, dire io non tifo no, l'Italia, tipo no, l'Inghilterra. No, 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 a me sembra un po' così, perché scusa Gabriele, ma tu sei italiano, cioè tu sei... No, no, io sono di Roma, sono. Ah, ok. Guarda che ci sono tantissimi appassionati di calcio inglese da tantissimi decenni. Ce ne sono, però non è una cosa di adesso. Sui social non si trovano ragazzi o persone anche di una certa età che dicono forse Inghilterra, è venuta solamente una persona che si chiama Ilaria, che saluto, non penso. Non è che possiamo no. fare... No, sì, vabbè, è no, una grande Ilaria era la ragazza inglese. Che... quella ti ricordi che... cioè, della connessione? Sì. Adesso la richiamo, sì, la richiamo per la prossima. Chiamala ora, chiamala ora. Ma Ilaria ti può veramente stare un'altra. Tanto è no. venerdì, dove deve andare Ilaria, ah, sì, se non sì, qua sì, con Gabriele. Ilaria lo conosco, l'ho conosciuta, sì. Sì, Ilaria, ti salutiamo. Vabbè, vabbè ma che cos'è? Ma questo è OCV o... scusate. Ti salutiamo, facciamogli una clip e poi gliela giriamo. Ciao Ilaria. Mi sta facendo ridere che tipo non mi ricordo chi aveva detto che era tipo Casper, perché c'era la aveva un problema di connessione e praticamente era verde, capito? Vabbè, posso raccontare vai. Ma Emma, tu neanche c'eri, mamma vai, mia. Vai Giulia, vai. Vabbè. Vai Giulia, vai. No, finì, l'aneddoto era carino perché la chat sicuramente se lo ricorderà, sono sicura. Cioè praticamente aveva un problema di connessione Ilaria, per cui era verde. Quindi ci avevamo riso un sacco per questa cosa. Vabbè, è finita la storia. È un aneddoto, però, ragazzi. Devi rovinare tutto. Non lo so. Nel frattempo, no, un attimo perché c'è. Ecco, c'è Vitale che è tornato nitido. No, oggi, come non mai, ci sono problemi di connessione. Le macchine si ribellano. Oltretutto, avrei tante cose da dire. Peccato che era proprio il tuo turno. Era proprio il tuo turno pochi istanti fa. L'hai perso, caro Francesco. Quindi vabbè, rifaremo. Chiedi, no, lo sto chiedi, cerco di essere sintetico, anche se non è il mio forte la sintesi. Dimmi tutto quello che mi dovevi dire. Fai come al gioco dell'oca che stai fermo un turno. Allora, non parla più, mi piace non parla più nessuno. Vai. No, no, parla Spadoni. No, perché prima avevo avuto un momento, mi rientrava Twitch, un casino. No, ma veloce, la grazie domanda mia è: come si fa a non essere? Io leggo anche un chat, leggo in giro. Ma perché non bisogna essere a favore per l'Italia? Cioè, è una follia. No, non è quello. Ma perché siamo non si tifa Italia? Cioè, io non deve passare questo messaggio, però sicuramente.
No, io sono... Leggo, tutti dicono, ma che cavolo me ne importa. Io non ma per quando... sono un po' come Stefano, quando ero piccolino impazzivo per l'Italia. Poi piano piano, andando avanti con gli anni, secondo me ti nasce quell'amore per il club sempre di più, e l'amore per il club ti porta lontano dalla nazionale, ragazzi. No, soprattutto, ragazzi, Andrea, soprattutto se poi nel tuo club mi parlate sopra, ragazzi, mi parlate sopra. Soprattutto se nel tuo club sono presenti praticamente zero nazionali, con zero carisma, soprattutto se poi dal tuo club succede quello che succede con degli uomini, chiamiamoli uomini, ed è normale che ti allontani un po' dalla nazionale. Detto questo, non è che odi la nazionale, non la tifi. Quando c'è la nazionale la tifi, è normale che speri che la nazionale vinca, ma cioè, culturalmente siamo lontano anni luci da quanto succede in Argentina, in Brasile. Cioè, Argentina, stanotte in Argentina è successo un qualcosa di clamoroso con Messi che segna l'ultimo, hanno giocato contro una squadretta, eppure lo stadio era pieno e hanno segnato, cioè sembrava la finale dei mondiali. Voi ragazzi, cioè, vabbè, ma questi sono i prezzi. C'è un motivo, culturale. Te lo spiego. Fermi. Perché? Aspetta, signor Vitale, un secondo. Questi sono i prezzi per Italia-Ucraina di domani. Voi spendereste queste cifre per andare a vedere una partita così? No, volevo solo buttare dentro questa cosa qua. Ragazzi, ma spendiamo 60 euro per 20, 30, 40 non sono tanti. No, io chiedo, No. Sì. Prezzi bassi, comunque 30-35-40, vai del campionato Inter, Milan, Roma, eccetera. No, ma sbaglio, non è anche una questione di prezzo, è proprio una questione che... Però secondo me, ragazzi, il tema che introduce Salvo, cioè, in realtà mi trovo d'accordo in parte, perché secondo me non è che c'è poi questa connessione tra il discorso del club, no, cioè nel senso, per me uno, non è così. Cioè uno può pure tifare tantissimo per una squadra e poi tifare tantissimo in nazionale, cioè nel senso, nel tuo caso è così, però in generale secondo me alcune persone non si interessano proprio alla nazionale, ma non perché... Ah, certo. Giulia, però io ho una risposta, ci provo. Vai Andre, poi dopo a giro chiedo a tutti. Sì. Vai Andre, poi vado. No, ci tenevo a dire, perché secondo me questi ragazzi sono molto giovani e purtroppo il fallimento degli ultimi 20 anni dell'Italia non li ha fatti. Martedì giochiamo a San Siro. No, ma non li ha messi in condizione di tifare l'Italia in una competizione importante. Una semifinale mondiale, io Italia 90 ero piccolo, ci trovavamo a casa, impazzivamo. Vedrete che se andremo ai mondiali tiferete Italia, tutti. Però bisognerebbe tifarla a prescindere. Io sono bravo, sono tifoserie di nazionali che tifano lo stesso anche se sono delle squadracce. Ma soffre. Ma ti posso spiegare il motivo? Stavo cercando prima di dirtelo. Ma è Franci, dimmi. Allora, l'identificazione in Sud America, tutti i migliori giocatori sudamericani, sia argentini che brasiliani, vanno a giocare in Europa. Quindi anche se loro magari nel caso degli argentini o dei brasiliani vedono tutte le domeniche allo stadio il Flamengo, il Boca Juniors e il River Plate, è una cosa a sé stante, quindi per vedere il meglio del calcio argentino, del calcio brasiliano, tu devi vederti la nazionale, mentre qui non è così. Sì, però proprio anche una questione proprio culturale, secondo me, diversa, di passione proprio diversa. È anche molto campanilismo, qui è un campanilismo, vabbè che c'è anche in Sud America forse, però qui c'è molto campanilismo. Cosa c'è molto? Proprio... Molto campanilismo, siamo un paese campanilista, io ti dirò, le rivalità a me piacciono, però... Sono arrivato a un punto da 30 anni che vedo calcio che sono un po' stanco anche di che tutto venga giudicato sul campanilismo, sulla rivalità, che è una cosa che porta anche a non fare mai complimenti agli avversari quando vincono, se vincono bene, non c'è, siamo sempre uno contro l'altro, quindi è difficile che ci uniamo per la nazionale. Ma nel mio caso non è così, è più una cosa proprio sentimentale che non ho. Diversa. Posso fare una riflessione? Posso fare una riflessione a voce alta? Un secondo. Tifo più per l'italiano che lo sport singolo, cioè per fare un esempio, se c'è Berrettini a Wimbledon. Donne, io impazzivo, cioè, anche se tifo Djokovic, cioè Djokovic Berrettini, tifo Berrettini perché è italiano, cioè lì lo sento di più. Non so perché con la nazione italiana la sento sempre di meno. Dico una cosa, Giulia, un secondo. Secondo me, questa cosa qua è anche dettata dal fatto che va ad interrompere un momento in cui tutti, dopo due mesi di stop, ti vai a concentrare magari sul club. Quindi sei lì, dopo tre giornate, hai preso il ritmo di vedere le partite di Serie A, poi arriva puntuale questa qualificazione che chiaramente conta leggermente meno rispetto alla Serie A, perché oggettivamente vai a vedere partite Italia-Macedonia, Italia-Ucraina, che con tutto il rispetto è meno di un Inter-Milan, è meno di un Roma-Inter o Roma-Milan, ma
E quindi poi perde un po' anche di valore, perché poi dici troppe, vabbè, partite. Troppe partite una dietro l'altra, quindi ci fosse solo il mondiale, però me, infatti tutte le manifestazioni è anche ingiusto dire no, l'Italia non me la guardo, perché l'Italia poi quando ci sono i mondiali e gli europei sfido chiunque a dire non me ne guardo una, ce la guardiamo, no, tutti, no,